Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Tele Diogene. Ed ora ci spostiamo a Codronei per la cronaca della festa del Partito Democratico. Grazie a tutti quanti i soggetti presenti al tavolo della Presidenza, dal responsabile delegato di Assindustria in Spaccese, sindacati provinciali, segretari provinciali e sindacati, la CGL, Comunio Squadrano, la CISL, Vino De Cusi e della Quinta, Fabio Camaino. Grazie in particolare per l'attenzione che ho avuto modo di dimostrare a questa festa a Peppino Vallone, presente anche ieri sera nei lavori che abbiamo avuto modo di svolgere. Così un ringraziamento più particolare a Nico Stumpo, che ha dato un contributo fondamentale per la realizzazione di queste iniziative, per la presenza anche di stasera, e un ulteriore ringraziamento anche a Filippo Penati, che partecipa per la prima volta alla provincia di Crotone ad un'iniziativa che come Partito Democratico di Codronei abbiamo modo di presentare all'interno di quella che è la nostra festa. Una festa che ha avuto ieri una prima serata, una prima occasione di discussione, di confronto sul tema delle alleanze, sul tema del ruolo dei partiti, sul tema della prospettiva delle elezioni amministrative del 2011, conclusa dal nostro commissario regionale Musi. Si conclude la festa del Partito Democratico a Codronei. Uno straordinario scenario di discussione politica e una straordinaria occasione di confronto e di discussione, ma altrettanto una occasione veramente piacevole di stare in mezzo alla gente e di ridare una, come dire, un senso di serenità e di linearità all'interno di questo Paese. Una festa del Partito Democratico che si è organizzata in due serate, due straordinarie iniziative politiche. La prima, quella di venerdì 24, con un tema significativo per quelle che sono le azioni, le iniziative e le questioni che attengono alla vita politica, dei partiti e delle organizzazioni. Il valore dei partiti, le alleanze politiche dei partiti stessi, le prossime elezioni amministrative del 2011. Sono questi tre temi che hanno avuto modo di essere dibattuti con una partecipazione straordinaria di popolo e di pubblico da parte di significativi soggetti di quello che è un arco costituzionale ampio, largo, e che hanno avuto modo di vedere la partecipazione del segretario provinciale del Partito Democratico Sulla, del consigliere provinciale di Italia dei Valori Emilio De Masi, dell'onorevole Alfonso Dattolo per conto dell'UDC, con la presenza anche di esponenti di Sinistra e Libertà, quale Franco Barretta, dei socialisti, Silvano Cavarretta, che hanno avuto modo di confrontarsi, parlare, trovare le ragioni dello stare insieme, ma anche di confrontarsi sugli argomenti che possono essere come dire, elementi di divisione, ma anche nello stesso tempo di confronto e di ricerca della posizione unitaria più impegnativa. Questo è stato poi conclusa questa iniziativa dalla straordinaria partecipazione occasionale per la prima volta nella provincia di Crotone da parte del segretario regionale dei Giovani Democratici Guglielmo Melli e del segretario regionale, commissario regionale del Partito Democratico, il senatore Musi. Diciamo una occasione dove che si è evidenziata l'attenzione, l'importanza, la significatività del ruolo dei partiti, l'esigenza che su questa base vi fosse un'azione, un impegno vero nella costruzione di alleanze politiche che siano non delle alleanze basate su principi di quella è una persona per bene, quell'altra non lo è e quant'altro, ma basate su quelli che sono progetti programmatici, progetti che guardano al che cosa fare e a identificare quelli che sono i fattori veri dello sviluppo di un territorio dove che ci si può ritrovare, per cui un progetto programmatico forte e la identificazione di una energia e di un idem sentire particolarmente significativo.
All'interno di questo quadro di ragionamento, la proposta del Partito Democratico di Cotronè, cioè quella di rilanciare un Ulivo allargato che sia, come dire, elemento di concentrazione di quelli che sono i partiti del centrosinistra, diventa un elemento essenziale, che ha trovato una condivisione nell'ambito della partecipazione anche da parte del segretario di Rifondazione Comunista Francesco Labernarda, da parte di quelli che sono stati tutti quanti i soggetti del centrosinistra interessati fortemente ad un percorso su questo genere. Certo, un percorso da fare con grande lealtà, serenità, correttezza anche, e che identifica anche nella, come dire, nella generosità quale elemento essenziale dello stare insieme. Questo ritengo che siano, come dire, la parte integrante di un cuore vero di ragionamento politico che ci deve vedere impegnati nella ricerca di quelle che sono le alleanze più utili per un territorio. Basta con le stagioni del, come dire, del protagonismo degli uomini, è necessario ritornare a un protagonismo della politica, perché solo così avremo una prospettiva vera, e nel protagonismo della politica non ci può essere che il protagonismo dei partiti dal punto di vista più generale. Dall'altra parte anche l'attenzione da parte dell'UDC è stata significativa, una attenzione non scontata, l'esigenza di confrontarsi con quelle che sono le classi dirigenti locali, lasciano uno spazio, una prospettiva di impegno e di ragionamento che per quanto ci riguarda deve essere significativa. La proposta pertanto che come Partito Democratico di Cotronè è quella di un Ulivo allargato, che tenga dentro tutti i partiti del centro-sinistra, che si allarga all'UDC, che guardi alle forze significative di un territorio, il mondo delle associazioni, diventa per noi un elemento centrale di ragionamento e di prospettiva, che non ritengo debba essere solamente il luogo di confronto e di discussione a Cotronè, perché i temi che abbiamo trattato in questa veste democratica non sono stati affatto temi locali, ma sono stati temi che hanno avuto almeno una prospettiva provinciale, che debbano essere, come dire, la base di partenza, la traccia di riferimento anche per quanto riguarda quello che è l'intero territorio provinciale, dove questo schema debba essere utilizzato e debba essere percorso. Dall'altra parte non si può non ragionare dei problemi del territorio, ed è stata invece la discussione che ha avuto modo di essere affrontata nella giornata di sabato 25, dove che si è posta l'esigenza su quelli che sono la crisi che riguarda e attanaglia il nostro territorio, le divisioni che in centrodestra del governo nazionale procurano nella fermare quelli che possono essere opportunità di sviluppo e quant'altro, e le difficoltà che ci sono su base nazionale ma anche e soprattutto su base locale. Ci si è confrontati in questa occasione con i sindacati, CGL, CISL, UIL, i segretari provinciali, Spataro, De Tursi e Tomaino, il rappresentante del mondo di Confindustria, Enzo Saggese, che hanno avuto modo di confrontarsi anche con quella che è la realtà istituzionale del nostro territorio, il sindaco di Crotone Peppino Vallone. Tutti questi messi in un contenitore di ragionamento che hanno avuto modo di evidenziare la drammaticità della situazione del nostro territorio, le difficoltà che ci sono, ma anche la grande voglia di insieme giocarsi una partita che è rappresentata da quello che può essere un patto sociale vero di questo territorio, o quantomeno una occasione vera di concentrazione di idee, di progetti e di prospettiva. Su questo sia i rappresentanti nazionali nostri, Sini Costumpo, e la partecipazione di quello che è il coordinatore nazionale della segreteria, Filippo Penati, hanno avuto modo di avere un sostegno vero, un impegno significativo da parte del Partito Democratico nelle sfide che attengono a questo nostro territorio. Questo ritengo che debbano essere i messaggi che sono partiti da questa festa, che non è assolutamente affatto una festa di questo territorio, ma che è una festa di prospettiva che riguarda l'intero territorio provinciale e che segni da una parte, come dire, le azioni e le attenzioni per costruire una proposta di governo, ma dall'altra parte una proposta di governo la si costruisce se ci sono gli argomenti, le premesse programmatiche, le occasioni di incontro e di prospettiva che sono fondamentali per lo stare insieme.